Ciao a tutti da Alfredo Auspici, edizione straordinaria. Pare che in città sia arrivato un re. Dai Aglietti, facci un gol. Uno, due, sì, quattro. Maestro, è pronto. È arrivato il re. È arrivato il re. Sorpreso. Uscire. Con la chitarra lei. È arrivato il re, prego. La sigla per il re che ha portato bene qui. Sei finalmente qui, seduta accanto agli occhi miei. Oh yeah. Con teste sul cuscino ci ritroviamo ancora noi. A una zinzola. Forse tornerà ancora, ancora la felicità di allora. Ancora Aglietti. È tornato Alfredo. Ciao. E potevamo, secondo voi, iniziare, scusate, sto cadendo, il servizio per il TG di Reggio TV senza la canzoncina del maestro, canzoncina che ha portato benissimo lo scorso anno, no? Anche per augurare l'in bocca al lupo al nostro bomber che è tornato a casa, però. Visto che è una pillola particolare, io non vorrei interpellare nessuno, vorrei soltanto chiedere a qualche amico del bomber che lo conosce molto bene qualcosa su di lui. Sentiamo. Benvenuto Alfredo, mi auguro che tu abbia lo stesso impatto che hai avuto con la regina da calciatore. Ho un aneddoto in particolare. Noi l'anno precedente avevamo sfiorato la promozione e tu sei stato fondamentale, però ricordo che quando ti sei inserito nel nostro gruppo avevi una caratteristica particolare che già ci faceva capire che saresti diventato un allenatore. Ricordo che dicevi: D'Arrigo fa partire l'azione da dietro, e noi ti dicevamo: senti Aglietti, sei venuto qua, fai gol e al resto ci pensiamo noi. Ti auguro il meglio e sono veramente contento che tu sia ritornato a casa tua. Ciao Alfredo, in bocca al lupo. Salve a tutti, sono Maurizio Vincioni. Ciao Alfredo, in bocca al lupo per la nuova avventura e forza regina. Ciao grande Alfredo, come stai? Intanto un grandissimo in bocca al lupo per la tua nuova esperienza, anche se fondamentalmente sei solo tornato a casa dopo tanti anni. Mi hanno chiesto di raccontare un episodio, no, dei nostri anni, e racconterò questo. L'anno della birra eravamo partiti male, molto male, c'era stata una contestazione devastante dopo la partita col Genoa. Dovevamo giocare col Perugia, la decima, non avevamo ancora vinto, era un venerdì sera, io ero a casa, mezzanotte, stavo per andare a dormire, mi suona il citofono. Ed erano i boys, una delegazione, anche parecchi, e scendo giù e praticamente il succo del discorso era questo: ragazzi, domenica bisogna vincere, perché se non si vince finisce male. E niente, praticamente quella partita lì contro un grande Perugia che poi andò in Serie A, all'88esimo eravamo 0-0, cross di Pagano dalla destra, incornata di Marco Negri, traversa, andiamo dall'altra parte, lancio lungo e l'hai messa sotto l'incrocio, non so se di destro o di sinistro, forse di sinistro. 1-0 per noi, e alla sera tutti a casa di Visentina a fare una festa brasiliana come se avessimo vinto il campionato. Ecco, questo è uno dei tanti episodi di quel biennio, uno dei tuoi tanti gol che ci hanno anche tolto le castagne del fuoco. Io ti auguro veramente ogni gioia Reggio e un abbraccione grande. Sono tanti anni che non ci vediamo e ti abbraccio forte. Buongiorno a tutti. Quale dei due Alfredo? Il bomber. Volevo salutarti, anche se ancora aspetto il tuo ringraziamento a quel lancio millimetrico datato 9 aprile 1995, caro bomber. Ti ho messo davanti al portiere, era più facile sbagliarlo che far gol. Controlla il pallone Marino, Fioretti. Ha recuperato Carrara in collaborazione con la Torbidoni, pallone pericoloso, Aglietti davanti al portiere, il tiro, rete, Regina in vantaggio. Improvviso contropiede della Regina, Aglietti si è trovato solo davanti a Galati e con un preciso rasoterra ha beffato il portiere Irpino. 19esimo, Regina in vantaggio,
17esimo gol in campionato per Aglietti. Nulla da fare per Galati. Si è aperto un varco all'improvviso nella difesa dell'Avellino ed è stato lestissimo ad infilarsi Aglietti. C'è stato questo lancio all'improvviso che ha sorpreso la difesa irpina. Aglietti osserva la posizione di Galati, non controlla nemmeno, cerca il secondo palo. Pallone che accarezza il montante, termina in rete. Va bene lo stesso, perché adesso sei tornato a casa, sei tornato in una società importante, con tutto a disposizione. Vuol dire società, tifoseria, che tu conosci bene. E aspetto solo che tu faccia quello che hai fatto 2 anni fa a Verona. Se lo meritano, se lo meritano tutti i nostri tifosi e tutte le persone, credo che ci ricordano con affetto. E un grosso in bocca al lupo, te lo meriti, e dai a Lecce faccio un gol. Dai agli e ti faccio un gol, dai agli e ti faccio un gol, dai agli e ti faccio un gol, facelo per noi. Questa te la ricordi bene perché è un canto che i nostri tifosi hanno portato in giro in tutta Italia. Ciao, grazie mille, grazie a tutti e spero di riuscire un altro anno a riproporre un video in Serie A. Eh sì, lo so, mi avete chiesto soltanto 2 minuti e mezzo di servizio, ma come faceva? Cioè, avete visto Carrara, Pasino, Vincioni, Mariotto, cioè è colpa loro, hanno parlato veramente tanto, io non ho detto proprio niente, io posso soltanto cantare e chiudere il servizio, non ve la prendete con me. Dai Aglietti faccio un gol, dai Aglietti faccio un gol, dai Aglietti faccio un gol, facelo per noi. Bocca al lupo mister, stavo dicendo Bomber, te ricordi chi sta Bomber? Eh sì, avevo indovinato, 18 gol farai e tu dicesti, ma no, in Serie B è difficile, comunque se li faccio ti regalo la maglietta. E un giorno sei venuto in radio e mi hai detto, Alfredo, avevi ragione. No, avevi ragione tu, Alfredo.